A Jacopo Dall'Oglio, un avvelino così non l'avevamo mai visto, per atteggiamento, soprattutto come impatto alla partita dopo 18 minuti 2-0. Poi sì, c'è stata la rimonta alla Virtus Francavilla, ma con carattere, grazie al tuo gol siete riusciti a portare a casa i 3 punti. Cosa è successo in questi 2 giorni? È successo che il mister ci ha dato una scossa, siamo felicissimi di questa vittoria fuori casa, abbiamo fatto un grandissimo primo tempo secondo me, sotto tutti i punti di vista. E il primo gol è stato bravo a mettere la palla sotto al set, il secondo secondo me è stato un episodio, però siamo sempre stati in partita, abbiamo creato tanto sugli esterni, con la punta spizzate, siamo aggressivi, seconde palle, secondo me abbiamo fatto una grande partita e oggi non portare a casa i 3 punti sarebbe stato un rammarico. Ecco, vi rivedete nell'Avellino che è sceso in campo oggi? Cioè, nel senso, adesso ci sarà tempo per parlare tra di voi, ma è questo il vero Avellino. Abbiamo sempre detto che i valori c'erano in tanti elementi, era inspiegabile che l'Avellino fosse quello visto fino alla scorsa giornata in pratica. Sì, io secondo me anche la partita che abbiamo fatto a Viterbo, che ha fatto anche una grande partita, purtroppo gli episodi fino all'altra volta ci penalizzavano. Sicuramente l'arrivo del mister Astelli ci ha dato una scossa, e lui conosce bene questa piazza e anche il mister Biancolino, devo dire la verità, ci ha detto tantissime cose positive che ci servivano. Purtroppo non siamo riusciti a portare a casa quella vittoria e oggi siamo felicissimi, speriamo di continuare così su questa scia positiva. Senti, cos'è successo sul gol di Maiorino e poi ovviamente c'è stata la rimonta della Virtus Francavilla, un momento di pressione da parte dei padroni di casa, un po' forse l'Avellino ha avuto paura, insomma, dopo il 2-0, un momento difficile di non riuscire più a fare il risultato? Ma più che paura, secondo me è sempre quella cosa che ultimamente ci portavamo dietro, mannaggia, abbiamo preso gol e ora tocca di nuovo mettersi lì, quindi secondo me un attimo abbiamo avuto quella sensazione, che poi fortunatamente, ti ripeto, siamo stati sempre in partita e siamo stati bravi a trovare il 3-2 che ci ha portato alla vittoria. Ci sei andato vicino sul calcio di punizione, poi hai trovato il gol del 3-2, è una dedica particolare, insomma, l'abbiamo visto festeggiare tanto con la panchina, con i tuoi compagni. Sì, devo essere sincero, questo gol lo voglio dedicare a mia madre che sta passando un momento difficilissimo, come lo stiamo passando noi in famiglia, e quindi questo gol lo dedico a mia mamma. E niente, poi c'è stata una scarica con i tifosi, la festa finale bellissima, avete lanciato le magliette, ci voleva insomma questa vittoria. Sì, ma devo dire la verità, i tifosi ci sono stati sempre vicini, noi e loro e la città e voi dobbiamo essere una cosa sola, dobbiamo remare tutti dalla stessa parte, perché noi in primis non siamo venuti qui per stare in vacanza ad Avellino o passeggiare per il corso. Noi siamo qui perché Avellino è una grande piazza che merita di andare in B e tocca lavorare sodo e dare ogni giorno il massimo di noi stessi per poi cercare di raggiungere l'obiettivo. Grazie.